benvenuti alla prima puntata di questa nuova edizione dell'originale Febbre da Tango. Siamo arrivati alla terza edizione, la seconda consecutiva su Sesta Rete. Continuiamo a seguire tutti gli eventi di tango più prestigiosi. Andiamo dall'Empire nella stagione invernale, il tempio del tango argentino, e riprendiamo con quella che è sicuramente per numeri, per presenze, per eventi, quella che è la scuola più prestigiosa di tango argentino, l'Accademia Progetto Tango. E cominciamo da quella che è la lezione Primi Passi, il primo appuntamento per i neofiti del tango argentino con l'Accademia Progetto Tango e con tutti quelli che invece il tango lo ballano da tanto tempo. A guardare? Ho partecipato e io la guardo da lontano, però. Ancora non la convince questo ballo? No, mi diverte moltissimo, però insomma, è come, io sono come l'elefantino di Fantasy di Walt Disney. Comunque era grazioso. Preferisco guardare gli struzzi. Grazie mille. Prego. Lezione, prima volta che guardate? No, non è in realtà la prima volta, lei ha già ballato e ballato da diverso tempo e ha insegnato qualcosa a me e ora vorremmo cercare di capire come migliorare la situazione. Sei disponibile a questo? Sì, decisamente. Cosa ti piace del tango? Quando balli ti senti più a tuo agio? Sì, decisamente sì. Allora buon tango, grazie. Grazie. Oggi lezione primi passi, ma tu ti ricordi i tuoi primi passi? Io i miei primi passi me li ricordo e me li ricordo come una cosa bellissima, perché questo mondo mi ha rapito da subito, quindi certo che me li ricordo. Che emozione a vedere gli altri che imparano? Diciamo che ripercorrere un po' quello che ho ripercorso io quando ho iniziato io. Diamogli un consiglio a questi neofiti. Niente, avere molta pazienza, non avere fretta appunto di imparare e dedicarsi a 360 gradi a questo mondo, questo fantastico mondo del tango. Grazie. A te. 15 anni che servi da bere all'Empire ai tangheri? Sì, sono abbastanza. Tanti anni. Tangheri ne hai visti tantissimi, cosa bevono? La maggior parte è mojito. Sì? Dico, analcolico e dissetante. Vedi, questo mi incuriosisce, quindi il fatto di ballare non li inibisce quello di bere. Anzi, è una spinta, aiuta. Io pensavo la asse, che bevessero solo acqua. No, invece ogni tanto fa anche bene, dai. Hai visto tanti tangheri, sono un po' cambiati questi tangheri? Oddio, sembrano sempre gli stessi, da quando abbiamo iniziato, nonostante sono passati tanti anni, sì. Perché alcuni sono costanti, hai fatto amicizia con qualcuno? Sì, vabbè, già gli anni passano e quindi si prende anche confidenza. Sei anche tu nella grande famiglia del tango, anche se non balli? Sì, infatti, sono il barman personale del tango, dai, diciamola così. Grazie mille. Grazie a voi. Angelo e Donatella Grasso, si ricomincia, primi passi, ogni volta un'emozione nuova. Cosa diciamo a questi neofiti del tango? Beh, è sempre un'emozione nuova, come dici tu, perché vedere persone che si approcciano per la prima volta al tango è bellissimo, è anche un'emozione per noi. Cosa dire? Un po' di costanza, di impegno all'inizio e poi vedrete che tutto diventerà facile. Donatella, cosa gli auguriamo e cosa gli consigliamo a questi neofiti del tango? Allora, gli auguriamo di appassionarsi come lo siamo noi, gli auguriamo di divertirsi perché è fondamentale, l'approccio al tango deve essere un divertimento, lo dico sempre, lo ripeto sempre ai miei allievi, se si viene a lezione col pensiero di divertirsi allora andrà tutto bene.
In questo caso dunque l'accademia, la scuola, la didattica fa tanto per un allievo. Voi offrite anche un ambiente veramente familiare. Sì, quello che vogliamo fare noi è far arrivare gli allievi in una dimensione bella, comoda, utile, soprattutto perché vogliamo dare sempre quel tango a 360 gradi che è la nostra principale posizione. E quindi venire lì, fare praticare, fare lezioni, imparare cose nuove, incontrare persone nuove, incontrare maestri di livello internazionale, credo che sia il massimo, il top che possiamo. Buon anno accademico! Grazie. Siamo qui per presentarvi un nuovo linguaggio che voi imparerete, comincerete a imparare con il corpo. È un linguaggio non verbale. Imparare il tango significa imparare delle parole nuove, ma delle parole nuove che non si verbalizzano, si muovono e si eseguono con il corpo. Quindi la comunicazione fra una coppia, che adesso vedremo molto, molto presto stasera, è quella cosa fondamentale che fa cominciare un discorso fra un uomo e una donna che dura 3 minuti, il tempo del tango. Continuiamo con i nostri maestri preferiti e con la rubrica Gocce di tango, dei passi per principianti e per livello avanzato. Occhio cortato circolare. Rimbalzo, occhio cortato, ritorno sulla linea. Combinazione di volcada e colgada. Da una volcada circolare passiamo ad una colgada e ritorniamo sulla linea di ballo. Città che vai, milonga che trovi. Oggi siamo in provincia di Enna, Piazza Armerina, una location straordinaria, Piazza della Cattedrale. Alle mie spalle stanno completando i primi rudimenti, insomma stanno sistemando, facendo un po' di prove, perché tra un po' ci sarà uno spettacolo di tango a cura della compagnia Progetto Tango Catania e poi si ballerà in questa magica piazza per questo tango sotto le stelle. Messina neoeletto assessore al turismo e subito una splendida serata, un tango sotto le stelle. Era un tuo desiderio da un po' di tempo. Sì, a mio avviso questa piazza si presta a eventi del genere, dove chiaramente fa da padrona l'arte e l'eleganza, quindi credo che sia veramente una serata magica e divertente. Noi proveremo a riproporla, però c'è una condizione, devi ballare anche tu la prossima volta. Questo con piacere, dovrei fare un po' di training e poi sarei pronto. Ti aspettiamo. Grazie.
nuova rubrica che introduciamo oggi è quella del Tango Story. Il tango cambia, si evolve, noi lo stiamo seguendo e cerchiamo di raccontarvelo in tutte le sue sfaccettature, però è bene ogni tanto fare un passo indietro, oltre che quello in avanti, e ricordare chi il tango lo ha fatto con queste piccole pillole di storia. Nel particolare oggi però parliamo di una leggenda vivente, perché la scorsa estate abbiamo avuto l'occasione di intrattenerci in una lunga intervista con quello che è considerato uno dei tre migliori ballerini del mondo, Miguel Ángel Zotto. Maestro, intanto sono contenta ed emozionata di poterla intervistare. Abbiamo letto questo libro, questo testo meraviglioso che è quasi un vademecum del bravo tanghero, ma sono anche consigli per la vita. C'è un parallelismo costante tra la vita e il tango. Sì, 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 quella fu l'idea, per mia esperienza, è come uno che vive con il tango dalla mattina alla sera, questo parallelismo con la vita quotidiana e tutto il benessere, tutto lo che ti dà il tango per sentirti bene, stare bene, perché te hai cumplito 60 anni. Lei è considerata una leggenda vivente del tango, uno dei tre ballerini più bravi al mondo. È una responsabilità? No. Come la vive? Com'è essere Miguel Ángel Zotto? È una responsabilità, io l'ho fatto per caso questa professione, che amo lo che faccio e non mi sento né tre importanti, né uno, né due. Semplicemente faccio lo che veramente sento e lo che mi succede a me e l'amore che io ho per il tango lo trasmetto alla gente. Più volte? Naturalmente, mi nasce le cose naturalmente. Più volte nel testo lei ribadisce che era quasi una missione portare il tango dappertutto e a tutti, perché il tango quando lei ha iniziato stava morendo in Argentina. Sì, la missione dopo mi rendi conto che era una missione. Missione riuscita tra l'altro. No, perché sono un privilegiato di aver conosciuto alle più grandi ballerine della ultima epoca, le più grandi ballerine come Petrolio, che nel libro tante volte, che mi hanno dato tanto generosamente tanta informazione, mi hanno raccontato la storia, mi hanno raccontato quando si è creato quel movimento, mi hanno raccontato chi lo ha creato, dove, quando, in qual quartiere, che data, e mi hanno dato tantissima informazione che passava il tempo quella informazione e ho detto io vine a cumplire una missione qua, devo trasmettere questo, no? Per quello arrivo come nel FECO in questo festival con mio compagno e che le racconto storia tutto il tempo, quello che sono più ragazzo che io, le racconto la storia, le racconto lo che mi è successo per che loro continuino con questa missione per poter trasmettere alla gente, no? Il libro è destinato sia a chi balla tango sia a chi non balla il tango, è anche un modo di avvicinarsi. Sì, perché quello è un po' il messaggio. Tu fai bene a tutti, il che balla, il che non balla. Il tango è una manifestazione popolare che comunica alla gente. Fondamentalmente la gente che sta da sola o la gente che sta in coppia. Ho fatto tanto, tanto, tanto di avvicinare alla gente, però fondamentalmente avvicinarsi al corpo. Avvicinarsi al corpo che la gente si è dimenticato con l'informatica che hai una comunicazione nel corpo che è importantissima, perché il corpo è savio, il corpo sentir algo e lo deve trasmettere, se l'altra persona sente e tu corpo insambla con l'altro corpo, possiamo andare avanti, è meraviglioso. Lei ha scritto questo libro in italiano, qual è la lingua del tango invece? Non c'è una lingua, la lingua è universale. Il tango è nato in Argentina, dell'immigrazione, la grande immigrazione, come è nato il paese, non è che è nato il tango, è nato il paese, è nata una cultura fondamentalmente italiana, siamo il 70% figlio di italiano, come mia famiglia, come tanta famiglia, e tuve questa opportunità di questa editoriale D'Agostini che è molto importante, che mi ha convocato a scrivere il libro. Oggi il libro sta in tutte le librerie d'Italia, in tutta Italia. In Argentina non me lo hanno proposto.
Si dice Nemo Forvete in patria, è una cosa, è un classico. Lei ha iniziato, racconta tutti gli inizi insomma di questo tango, diceva anche di essere un appassionato di rock and roll, quindi anche altri balli. Perché poi è il tango quello che lo conquista? Per mia famiglia, perché mio nonno bailava il tango, mia prima immagine era mio nonno bailando il tango. Mio nonno parte della Basilicata, quando arriva all'Argentina praticamente arriva con l'inizio del tango. Questo ragazzo lo primo che ascolta è il tango, quando arriva non era un ragazzo, un bambino, un bebè che è nato praticamente con il tango, perché questo è prima del Novecento. Io l'ho disfruttato mio nonno 10-11 anni e l'ho visto ballare il tango dopo mio papà, mio zio, era una casa del tango, mia casa era una casa del tango. Tanta esperienza. Anche sempre all'interno del libro, lei cerca di sfatare il pregiudizio che il tango sia un ballo per i vecchi. È un pregiudizio? No, perché nella decadenza del tango, gente grande continuò bailando, il giovane si è allontanato. Però è tutta una storia che anche la discografica... ha inciso. Claro, la discografica fondamentalmente americana, che dovevano imponere altro tipo di musica, compravano anche la radio in Argentina e bueno, ha rimanito quella storia, però bueno, per fortuna la gente si rende conto che non c'è un'età per ballare. Va bene per tutti. È per tutti. Conclude il libro con una lettera dolcissima alle sue figlie. Balleranno il tango? Che faccio? Non lo so, però... che lo conosce, 6 anni lo conosce, che io non lo, è come a me, nessuno di mia famiglia mi ha detto deve ascoltare il tango, deve ballare. Io lo ascoltavo in mia casa per caso e bueno, quella cultura mi ha entrato. Io credo che anche non lo bailen, lo vanno a rispettare, lo vanno a conoscere, vanno a scrivere o vanno a conoscere, vanno a ascoltare il tango, perché sono nata con il tango, perché la mamma in la pancia bailò il tango fino a los 6 mesi e dopo che sono nata ha bailato los 4 mesi, Diana ha cominciato a bailare un'altra volta il tango. Io credo che il tango sta incorporato allora. Lei dice sempre che è una cultura e che è legato al folklore e agli aspetti popolari dell'Argentina questo tango. Oggi il tango sta cambiando, le piace come cambia il tango? Sì, deve cambiare. Deve evolvere. Sì, assolutamente, deve cambiare tutte le nuove forme, la nuova incorporazione, la gente giovane, si balla con una scarpe, si balla con tutto. Tango nuovo, tango rivoluzionario, tango elettronico, tutto le fa bene perché è una manifestazione popolare che dopo arriva all'essenza, l'essenza parte. E questo abbraccio che è tan potente non si va a perdere. E tutto, l'importante è che la gente balli, che si diverta, che lo senta. Grazie, grazie ad Angelo per averci portato Miguel Angel Zotto. Grazie, Angelo. Grazie a voi e buon festival. È un'emozione grandissima, grazie. Oggi vi raccontiamo la prima tranche dell'ottava edizione del Tango di Autunno. Si sono avvicendate tre splendide coppie, cominciamo con la prima. Sono due protagonisti amatissimi dal pubblico catanese e l'esibizione è cominciata qui, dal CUS. Elena, hai detto che hai colori d'autunno e oggi inauguriamo questa ottava edizione del Tango d'Autunno. Sono adeguata ai colori della stagione. Questa che stiamo vivendo è la ottava edizione della festa d'autunno. Per me è una, diciamo, una stagione molto importante, perché generalmente si considera o la continuazione dell'estate o l'inizio dell'inverno. Io credo proprio che abbia un'identità ben precisa. Un colore! Infatti i colori, le sfumature e soprattutto la speranza, perché è il mese, la stagione del raccolto. Questo naturalmente è uno dei tanti eventi che
organizziamo durante l'anno. Il prossimo sarà naturalmente quello dell'inverno, che comprenderà anche il Natale, Capodanno. Tango per tutte le stagioni. Tango sempre, per tutte le stagioni, sempre, per la vita. Maestro, è in corso l'ottava edizione del Tango d'autunno. Abbiamo già avuto il piacere di vedere Margherita e Walter, è un'altra splendida coppia, e ci avviamo verso la conclusione. Una serie di weekend imperdibili. Sì, weekend imperdibili e tango internazionale, con ballerini che hanno fatto la storia del tango e continuano a fare la storia del tango qui a Catania, crocevia del tango, quindi avremo il 30 novembre, 1 e 2 dicembre questa grande coppia, Julio Balmaseda e Virginia Vasconi, con un grande show all'Empire il sabato sera. Abbiamo avuto il piacere di ospitare, oltre Walter e Margherita, grandi amici e grandi nostri sostenitori, abbiamo avuto per la prima volta a Catania Johanna Copes e Gustavo Diaz in una splendida e indimenticabile esibizione all'Empire di Catania. Quindi si inaugura la stagione degli eventi autunnali e invernali e non ci si ferma mai. Non ci si ferma mai, un tango per tutte le stagioni qui a Catania, dall'autunno alla primavera, all'estate con il Catania Tango Festival. È un tango che noi vogliamo trasmettere, vogliamo che il tango sia cultura, che lo trasmettano le persone che ne hanno fatto la storia e che continuano a trasmetterlo verso il terzo millennio.
per la nostra rubrica dedicata ai Tango DJ facciamo un salto in quella che è stata una stagione estiva straordinaria. Durante la 18ª edizione del Catania Tango Festival abbiamo intervistato quello che è stato nominato il miglior Tango DJ agli Oscar di Buenos Aires. Vediamo insieme Marcelo Rojas e la sua splendida e affettuosissima intervista. Che bello! Felice, felice di stare nuovamente aquí en Catania. La verdad que es un placer, un inmenso honor. Y aparte ver esta hermosa gente que baila tantísimo tango con la misma pasión como si estuviéramos en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo. ¿Te sembra Buenos Aires? Esto es igual a Buenos Aires. Mujeres hermosas, hombres elegantes y mucho, mucho, pero mucho tango. Grazie per queste cose bellissime, Marcelo. Tu rappresenti veramente l'internazionalità, ma la nazionalità argentina nel mettere musica. Muchísimas gracias, Giovanna. Para mí, ya te digo, es un placer inmenso. Acabo de llegar desde Buenos Aires, ¿eh? He venido con las valijas desde Buenos Aires. Pero la verdad que al cansancio físico lo contrarresto con la energía de la gente, con la amistad de los amigos y sobre todo con esta pasión que es inmensa. Así que bueno, contento y feliz de empezar todo esto, empezar esta fiesta tanguera aquí en Catania. Noi abbiamo una rubrica nella nostra trasmissione. Mi devi dire la tua tanda preferita. Io credo che te l'ho detto una volta. La mia tanda preferita è la che le gusta a la gente. No, la che mi piace a me la ascolto nella mia macchina. A me piace la che le piace a la gente. Así que me gusta todo. Así que toda la música me gusta así. Y a la gente le gusta más, mejor todavía. Grazie. Grazie a ti. Prima volta al Catania Tango Festival, com'è questa esperienza? Che sensazioni ti sta dando? Meravigliose, veramente belle, sono contentissima e sono entusiasta di questa situazione. Tutto bello, tutto allegro, solare, con poco sole. Quindi tornerai? Sicuramente sì. Catania Tango Festival, quante edizioni hai ballato? Questa è la quinta. Che cosa mi dici? Che sentimenti provi per questo festival? Cosa ti porti dentro ogni volta? Questo è un posto bellissimo, pieno di amici, pieno di tanto calore. Questo è quello che mi porto dentro. Elena, in questa prima puntata inauguriamo con te che hai portato bene la scorsa stagione, bella e brava e tanghera d'eccezione. Abbiamo un po' variato la rubrica dedicata all'attore su suggerimento, mi piace dirlo, di Margarita Clurfan, che ci ha suggerito di tradurre e interpretare delle canzoni anche per avvicinarci di più al tango. Cominci tu, che cosa hai scelto? Allora, io ho scelto Esta noche de luna, Questa notte di luna, che adoro nella versione di Pugliese Masiel, perché è un brano magico, romantico. Spesso il tango ha un epilogo triste, invece questa è veramente una bellissima canzone d'amore, romantica, e si spera che questo amore sia veramente a lieto fine come nelle favole e vissero felici e contenti. Vediamole insieme, Elena. Avvicinati a me. Sentirai il mio cuore felice battere come un orologio stregato. La notte è già blu, invita a sognare. Il cielo ha già acceso il suo faro migliore. Se un bacio ti do, peccato non sarà. Colpevole è la notte che invita ad amare. Mi tenta l'amore, avvicinati a me, che il credo di un sogno ci ravviverà. Corre, corre barcarola verso il fiume dell'illusione, che nel canto delle onde sorgerà la mia confessione. Sono una stella nel mare che oggi frena il suo cammino per affondare nei tuoi occhi e nella magia delle tue labbra rosse. Per arrivare alla tua anima il mio destino darò. Sono una stella nel mare che oggi si perde nell'azzardo, senza amore né fortuna. E negli abissi di questa notte di luna voglio solo vivere in ginocchio ai tuoi piedi per amare e morire. Il canto del mare ripete nel suo rumore: che notte di luna, che notte d'amore. Beato colui che può dire: io ho un amore dolce da vivere. E negli abissi di questa notte di luna voglio solo vivere in ginocchio ai tuoi piedi per amarti
e morire. Siamo arrivati alla fine, l'appuntamento è a venerdì prossimo sul canale 215 del digitale terrestre, poi ci troverete su YouTube e sulla pagina dell'originale Febbre da Tango. La raccomandazione è sempre la stessa, seguiteci, iscriveteci, contattateci, taggatevi nelle foto, siete il nostro pubblico ma siete anche la risorsa maggiore, la più amata, perché i protagonisti siete voi.